Noi adesso le andremo ad aprire una per una. Quindi adesso scopriremo insieme cosa nascondono tutte le 12 caselle. Ok? Un po' la ring light così da ok, andiamo ad aprire la casella numero 1, vediamo cosa si nasconde. Vi dico ragazzi che sono troppo emozionata perché è la prima volta. Cosa si nasconde? Allora, my your pleasure. Spero si legga così. Questo è un mascara. È un mascara. Ok. Andiamo a vederlo. Ed è, dice, amplifica le tue ciglia con volume immediato, lunghezza estrema. Uno straordinario effetto panoramico. La formula ultra flessibile permette di costruire facilmente un volume extra drammatico per uno sguardo magnetico e sexy. Allora, vediamo. Lo apriamo subito. Si presenta così. Andiamo a
questo è il primo. Ok. Perché sono inesperta, ragazzi, di calendari dell'avvento. Me lo metto qua. Vabbè. Adesso passiamo alla casella numero 2. Quindi il secondo giorno di dicembre. Wow, ragazzi, c'est magnifique, è proprio una palette, ragazzi, mi pare sia una palette. Ragazzi, è fantastica. Ma anche il topping che ne viene fuori stupendo. Voilà. Qua ci sono io, ragazzi. Ciao. Ecco qui. Sei fantastici. Sei fantastici ombretti. Moonlight. Ho tutto questo. Moonlight. Seducer. Latex Nude, No Dupes, Glorious e Plastic. Questi colori, tra l'altro, io li amo tantissimo. Che dire, grazie ai miei cuginetti che hanno scelto per me questo splendido regalo. E questo è fatto. Lo riponiamo qui. Ed andiamo ad aprire la casella. Credo che questa sia una matita occhi, così ad intuito, forse, o sopracciglia. Vediamo, vediamo un po'. Ragazzi, ho una matita labbra. Vediamo nella casella numero 4 cosa si nasconde nella casella numero 4. Ho dovuto cambiare Close Up Lip Shaper, credo che questo sia un lipstick forse. Oh no.
grazia fantastica. Devo ben capire la differenza che c'è tra questa e l'altra. Lip liner, questo, ragazzi. Close up lip shaper. Con la sua formula, dice, con la sua formula scorrevole a lunga tenuta e la gamma cromatica studiata appositamente per disegnare un bracciale in modo naturale. La close up lip shaper è la matita giusta per valorizzare il volume delle labbra nel modo più realistico possibile. Ok, quindi l'altro di prima poi dovrò leggere meglio cos'è. Questa è una matita labbra favolosa. Chiuso questo. Andiamo ad aprire la numero 5. Credo, ragazze, un illuminante. Vediamo se si tratta di un illuminante. Glass King Finish Glow Powder illuminante. Sì, ragazze, è un illuminante. Andiamo ad aprirlo. Poi si presentano così ben fatti, ragazzi, sembrano quasi dei gioielli. Wow. Ragazzi, stupendo. Ecco qui. Il tapping è sublime. Nascondeva l'illuminante. Ok. Adesso dobbiamo svelare la casella numero 6 che è qua. Nabla. Ah, no, 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 non è eyeliner questo, scusate. Allora, questo è il trucco per le lentiggini. Se si vuole creare l'effetto delle lentiggini, ragazzi, quelle finte, questo è il trucco adatto. Chissà, la proverò pure io a farle su di me. Originalissima questa cosa. Ora andiamo ad aprire. La spugnetta. La spugnetta. Fantastica, ragazzi, la spugnetta. Ve la faccio vedere meglio. Provo ad aprirla da qui senza rompere qui. Ragazzi, è morbidissima. Che design questa spugnetta. Bellissima. La casella
Non sono... Di effetto. Andiamo a vedere, interessante. Ragazzi, questa è una cosa veramente pazzesca. Credo che girando questo esca il liquido al suo interno. Che non so se è incolore oppure è rosso, ma sarà rosso, ragazzi, sicuro, eh? Sarà rosso sicuro. Bellissimi sti regali, ragazzi, fantastici. Poi apriamo il numero 9. Bombay Black. Sarà la matita occhi questa? Credo di sì. Hey Pencil. Sì, ragazzi, è la matita occhi. La matita occhi. Riponiamo la matita occhi, ben fatta, molto molto bella. Adesso apriamo la casella numero 10. Siamo alla fine. Temperino, il tempera matite, ragazzi, lo apro perché voglio vedere che si apre il suo interno. Wow, ragazzi! Ah, che colore fantastico! Poi andiamo ad aprire la casella numero 11, la penultima casella. Che bomba, io questo non l'ho mai avuto, non l'ho mai preso. Quando si vogliono pettinare le sopracciglia e gli si vuole garantire un aspetto fissante stupendo, e adatto questo gel, ragazzi. Ed ora apriremo l'ultima casella. Credo che questo sia il fondotinta. No, è la palette con gli ombretti glitterati, credo sia questo. Palette di glitter pressati. Ma ragazzi, i regali più belli di questo. Se ne trova fantastica Miami Lights Glitter Palette, ma poi colori fantastici. Ah, che dire, fantastico, ragazzi. Proviamo a prendere un po' di glitter. No, vabbè.
su rosa, ragazzi, su color fragola. Poi c'è questo che è tipo sul blu viola, cioè, ma no, ma adoro, ragazzi. E poi c'è questo marrone bellissimo. Lo ripongo qui. Che quando sarà il momento, pian piano li utilizzo. Spero, ragazzi, che il video sul calendario dell'avvento di Nabla vi sia piaciuto, che i prodotti al suo interno vi abbiano affascinato quanto me. Alcuni non li ho mai utilizzati in vita mia, farò in modo di saperli utilizzare. Non avevo riconosciuto, per esempio, il liquido per le lentiggini, che non so esattamente come si chiama. Grazie di cuore a tutti per essere stati con me, spero vi siate rilassati con cielo.